Una cura molto importante per la perfetta conservazione del motore è la periodica sostituzione dell'olio lubrificante. Una buona lubrificazione limita l'usura dei vari elementi e contribuisce in modo decisivo a prolungare la vita del motore. Il circuito di lubrificazione è, insieme al sistema di raffreddamento, uno degli organi più delicati del motore. Una sua avaria può produrre conseguenze particolarmente gravi, sia per la vita del motore, sia per le finanze dell'automobilista. Infatti, collo d'oca, pistoni e altri elementi possono risultare seriamente compromessi in caso di difettosa lubrificazione, con guasti molto costosi da riparare. Ma quanto dura un olio? Un olio lubrificante, per buono che sia, non ha una durata infinita. I motivi sono diversi e abbastanza intuibili. Da un lato, il lavoro di questi oli è molto intenso, già che sono sottoposti ad alte temperature e a un forte sbattimento. Sono sottoposti anche a pressioni elevate. Inoltre, sono soggetti all'ossidazione e all'azione dei vapori di benzina. L'invecchiamento viene impedito sostituendo l'olio in maniera periodica. Per evitare l'ossidazione e la diluizione prodotta dai vapori di benzina, nonché la contaminazione da parte di sostanze solide come polveri di carbone, nella maggior parte dei motori esistono mezzi più o meno efficaci. Così, i primi due difetti si correggono con un'energica ventilazione dell'interno del motore, in modo da eliminare i vapori d'acqua e di benzina sviluppati dalla combustione. Mentre un buon filtro d'olio, adesso ve lo smonto, quindi dicevamo che un buon filtro d'olio provvederà a eliminare le sostanze solide. Nonostante questo, un olio non va conservato per più di 15.000-20.000 km. Ogni proroga diventa una falsa economia, in quanto si ripercuote, come dicevamo prima, sulla vita del motore. Quindi conviene rispettare i termini indicati dal manuale di manutenzione del costruttore. Ma come prevenire possibili inconvenienti di lubrificazione? Si deve tener conto di quattro punti essenziali. Primo, serve una buona qualità dell'olio, chiaramente del tipo raccomandato. La marca può essere diversa, ma è indispensabile che il tipo sia quello espressamente consigliato dalla casa. Secondo consiglio, il giusto livello dell'olio. Ogni settimana, o comunque prima di ogni viaggio, va controllato il livello dell'olio. È un'operazione che non costa nulla, ma che può avere, in ultima istanza, un'importanza fondamentale. Terzo punto, importante è il cambio dell'olio del filtro. Va eseguito almeno con la periodicità raccomandata e chiaramente il filtro va sostituito tutte le volte, è consigliabile sostituirlo tutte le volte che cambiamo l'olio. Quarto punto fondamentale è il manometro dell'olio. Se la vettura non ha in dotazione un manometro dell'olio, vale la pena montarlo. È una sicurezza in più che serve sempre, soprattutto se il motore non è nelle migliori condizioni o se comincia ad accusare il peso degli anni. Quindi il manometro ci indica lo stato istantaneo della salute del motore. Ogni automobilista può eseguire facilmente l'operazione del cambio dell'olio del filtro, senza particolari capacità e senza un grande impiego di utensili. Sono sufficienti alcune brevi raccomandazioni sugli attrezzi necessari e sull'ordine di successioni delle varie fasi. Al fine di fare questa operazione, un esercizio molto semplice che può entrare nel bagaglio tecnico ordinario di qualsiasi automobilista. L'utensileria necessaria per il cambio dell'olio e la sostituzione del relativo filtro, quindi olio più filtro, oltre alla quantità richiesta di olio lubrificante e un filtro nuovo, è circoscritta a un imbuto con una bocca che sia sufficientemente ampia per
tenendo conto della densità dell'olio freddo, e una latta vuota per raccogliere l'olio vecchio. È anche necessaria una chiave che sia adatta per allentare la chiusura del bocchettone, quindi questo bocchettone del carter, e chiaramente a seconda del motore di vettura sarà o una normale chiave a forchetta, oppure una poligonale, oppure una bussola. Quindi basta poi allentare questa vite e riusciremo a far ad eliminare l'olio. Prima di effettuare il cambio dell'olio, nel caso che la vettura sia ferma da qualche tempo, è necessario riscaldare il motore. Questo perché, in modo da diluire in maniera ulteriore l'olio, facilitandone l'evacuazione. Quindi va scaldato l'olio, così facilitiamo l'uscita e l'evacuazione dell'olio. Ma non solo, bisogna anche verificare il livello e il colore dell'olio vecchio utilizzando l'apposita stina. Quindi togliamo la stina e verifichiamo la qualità dell'olio vecchio. Poi bisogna allentare il tappo del bocchettone di immissione dell'olio, quindi togliere il tappo, togliere anche la stina, questo per facilitare l'evacuazione, la fuoriuscita dell'olio. Sì, perché grazie a questo orifizio e al bocchettone di immissione dell'olio entrerà l'aria che faciliterà l'uscita dell'olio. L'operazione successiva consiste nel allentare il tappo a vite del carter che è situato a una sua estremità. Se non è facilmente accessibile, si può chiaramente, anzi si deve utilizzare il crick per sollevare un poco la vettura, che va poi abbassata nuovamente per favorire il completo svuotamento della coppa. È anche importante che l'operazione si svolga su una superficie piana, quindi bisogna allentare il tappo a vite con un movimento deciso, controllando che la chiave usata corrisponda perfettamente per non arrotondare chiaramente il profilo della vite, che sia a esagono, che sia esagono ingassato come in questo caso, o che abbia un altro profilo. L'operazione di svitamento va poi chiaramente completata a mano, poiché uno dei possibili inconvenienti è quello di macchiarsi con l'olio, quindi con l'olio sporco. Quindi è opportuno svitare prima solo un poco il tappo, senza far uscire nemmeno una goccia d'olio, e poi continuare l'operazione solo con due dita e possibilmente con una rapidità, in modo che l'olio cada a cascata nel recipiente sottostante. Bisogna tenere presente che l'olio non cade secondo una verticale esatta, quindi uscirà con una direzione leggermente inclinata, quindi bisogna tener conto di questo per predisporre, sistemare il recipiente nella posizione corretta, per evitare di sporcare, sia di sporcarci che di sporcare la superficie sottostante. Quindi ripetiamo, l'ultima fase dello svitamento del tappo deve essere fatta a mano per impedire che il tappo cada con l'olio e che si sporchi inutilmente la chiave. Quindi occorre assicurarsi che l'olio non sia troppo caldo per evitare di bruciarci, e in alcuni tappi sono provvisti di una calamita che raccoglie le particelle metalliche, le quali vanno asportate poi accuratamente. Si lascia quindi defluire l'olio completamente nella latta che abbiamo preparato a tale scopo. Poi dicevamo che bisogna svitare il vecchio filtro dell'olio servendosi dell'apposita chiave, una chiave a nastro.
A meno che il filtro sia fornito di spigoli che permettono l'uso di una chiave convenzionale o di altri dispositivi similari. In caso estremo, cosa si può fare? Non riusciamo a svitare a togliere il filtro. Si può forare il filtro con un cacciavite, ad esempio, disponendo così di un braccio che faccia leva e che ci permetta di svitare e di togliere il nostro filtro. Comunque la chiave a nastro non costa molto ed è senz'altro la più adatta all'incompensa. Prima di montare il nuovo filtro e dopo aver controllato che il modello che abbiamo acquistato corrisponda alle caratteristiche della vettura, è molto importante verificare lo stato di tenuta dell'anello in gomma. Bisogna poi lubrificarne la base con un dito intinto nell'olio. In questo modo la chiusura sarà più efficace. Quindi bisogna fare in modo che tutto il complesso sia accuratamente pulito, quindi bisogna garantire la pulizia anche sulla base della superficie di appoggio del filtro. Questo perché? Per evitare fughe e per non far penetrare impurità nel circuito di lubrificazione. Il filtro va insediato sempre a mano. Con sufficiente forza, ma evitando assolutamente di impiegare alcun tipo di utensile. Perché? Perché potrebbe danneggiare quell'anello di gomma. Dopo aver ben avvitato il filtro, bisogna accertarsi che non possa allentarsi in seguito a vibrazioni di qualsiasi tipo. Dopodiché bisogna riavvitare il tappo del carter, quello che avevamo prima svitato, curando che abbia una buona tenuta, specie nei motori che hanno un carter di alluminio. Dopo aver effettuato queste operazioni, bisogna introdurre l'olio nuovo nella misura indicata nel manuale di manutenzione della vettura, tenendo ben presente che ogni volta che si cambia il filtro d'olio va aggiunto un poco d'olio in più rispetto al solito. L'imbuto deve essere ben fissato e si deve versare l'olio a un ritmo tale da poter essere regolarmente assorbito dal motore. Bisogna togliere la stina di livello dalla sua sede in modo da facilitare a sufficienza l'operazione. Chiaramente io non posso effettuare questa operazione perché il motore è un motore smontato, ancora da montare, ma era solo per darvi un'idea insomma, degli elementi che che entrano in gioco in questa operazione. Infine, verificare che il livello, dopo aver atteso che l'olio abbia avuto il tempo di defluire fino al carter, quindi bisogna controllare l'olio, ricordandoci che questo è il livello massimo, quindi la TAC del livello massimo e del livello minimo. È un errore superare il livello massimo. Conviene però far girare il motore per un minuto circa dopo il raggiungimento del giusto livello. Lasciare riposare e poi verificare nuovamente il livello, aggiungendo, qualora fosse necessario, la quantità mancante. Ricordiamoci di annotare il chilometraggio al momento del cambio.